siamo saliti in quota alla ricerca della qualità e dei colori, i colori di queste bellissime Fario nascoste in questi reali di alta montagna. Continuiamo a pescare e vediamo se riusciamo a prenderne e a vederne altri. Abbiamo cambiato spot decidendo di rimanere in un mondo stretto. Alle mie spalle una piccola cascata, il torrente che batteremo sarà fatto di tante di queste cascate. L'azione di pesca è molto semplice, non lo sono altrettanto i pesci, sono trote selvatiche, guardinghe, attente. Quindi dovremo pescare con una lenza adeguata, in questo caso una corona molto corta di 15 pallini del numero 4. Fluorocarbon come terminale di circa 25 centimetri, amo del numero 6 molto leggero che priveremo dell'ardiglione. In bobina abbiamo due scelte, possiamo scegliere un filo bianco o un filo rosso, questo dipende dai gusti del pescatore. Nel mio caso filo bianco più segnafilo, in modo da avere sempre sotto controllo la lenza. Ecco finalmente una trota d'Italia, diciamo, per l'ambiente dove stiamo, questa si può considerare una trota già d'Italia interessante. Un pesce sui 27-28 centimetri, un pesce selvatico, un pesce dai colori veramente, veramente belli. Pescando in quota e in ambienti molto stretti, cerchiamo la qualità. Questa è la qualità. Per la taglia, beh, bisogna ancora lavorarci un po'. Ci sono pesci di taglia, ma già ripeto, questa è una taglia molto interessante. Liberiamola. Ciao, bella. Stiamo pescando in un corso d'acqua che in passato veniva giù molto duro dalla montagna, infatti è stato, come dire, regimato da queste cascate in modo da consentire un rallentamento dell'acqua in fase di piena, e in queste piccole cascate si nascondono anche pesci da capogiro, pochi però ci sono. La pesca è semplicissima, dobbiamo arrivare sullo spot in maniera molto silenziosa e poi calare l'esca
subito sotto la schiuma, perché sarà lì più delle volte che sentiremo la trota, soprattutto in una giornata di sole come questa, dove la luce è parecchio invasiva, loro si sentono a riparo stando sotto la schiuma. E dobbiamo anche stare attenti alle zone d'ombra, ce ne sono poche in questo caso perché la vegetazione non è ancora scoppiata del tutto, però ci sono. Chiederanno del perché dell'utilizzo di una 10 metri e 20 per battere torrenti così stretti. I motivi sono sostanzialmente due. Il primo, perché i pesci sono ancora fermi, l'acqua è molto fredda, quindi dobbiamo veramente cararli l'esca davanti alla bocca e dobbiamo trattenergliela. Il secondo è perché comunque l'acqua è molto chiara e di conseguenza dobbiamo agire da lontano. Io, se volete, ci metto anche un terzo motivo, e il terzo motivo è quello di avere una canna polivalente che mi consente di pescare in un piccolo corso d'acqua, ma qualora decidessi di spostarmi e affrontare un corso d'acqua di larghezza maggiore, di poter pescare tranquillamente senza nessun problema. Io penso che la 10 metri e 20 ormai sia una canna polivalente che ogni trotaiolo dovrebbe avere nel fodero. Poi, con i tempi che corrono, credo non sia molto salutare lasciare in macchina delle canne da pesca, quindi muoviamoci con un attrezzo
che possa coprire tutte le nostre esigenze di pesca. Risalire questi piccoli pozzi d'acqua è molto bello anche dal punto di vista della natura. Per qualche ora magari stacchiamo un po' da tutto e da tutti. Purtroppo oggi le trote che stanno mangiando sono di piccola taglia, soltanto alcuni esemplari interessanti, poi per il resto tutte trote piccole, al di sotto della misura minima. Trote selvatiche, assolutamente, però trote piccole. Questo accade soprattutto nei periodi di siccità, quando l'acqua è poca. Questa mi ha letteralmente beffato, si è andata a infilare sotto al masto e se n'è andata. Dicevo, questo succede quando si raggiungono dei picchi di siccità, come in questo caso. Le trote d'Italia mangiano sempre meno e a orari spesso non adatti alle esigenze di ripresa. Continuiamo comunque la risalita, una pesca direi un po' monotona, perché sono tutte cascate, peschiamo solo ed esclusivamente nelle cascate, anche perché è il punto con maggiore profondità lungo il torrente, che ormai è ridotto ad un rigagnolo. Di postazioni di pesca ce ne sono veramente poche.